Buongiorno, buon anno Giancarlo, ben ritrovato sulle fonti. Buongiorno Alexandra, buon anno a te, buon anno a tutti coloro che ci seguono. E dunque che partenza importante, io vorrei ribadire, cioè che i temi del 2021 purtroppo, forse o per fortuna, rimangono anche nel 2022, per fortuna nel senso che probabilmente non ci saranno, almeno per il primo trimestre, nuove problematiche, poi rimangono ovviamente le questioni banche centrali, politiche fiscali espansive, dall'altra parte inflazione, si cerca di capire se hai raggiunto il picco o meno, i colli di bottiglia e i prezzi dell'energia che fanno parte appunto della problematica dell'inflazione. Innanzitutto partiamo con un commento generale. Quali sono le tue aspettative per il 2022? C'è da essere ottimisti o meno? Beh, se consideriamo tutte le problematiche che hai elencato, insomma, di problemi ce ne sono un bel po', quindi direi purtroppo piuttosto che per Vecchi fortuna. problemi però, vecchi problemi. Certo, vecchi problemi che secondo me non si risolveranno nel breve. Le banche centrali hanno problemi di gestione, naturalmente, della situazione, di gestione dell'inflazione. Nessuno può sapere esattamente quale sarà il picco dell'inflazione. Per i colli di bottiglia, quindi per la difficoltà di consegna e di export di alcune materie prime soprattutto, molti analisti sono più ottimisti per il 2022, a partire per esempio dal settore dei microchip. Per quanto riguarda l'energia, c'è da fare un discorso, secondo me, globale. Vedo il settore dell'energia in rialzo. Se lo consideriamo nella sua globalità, e quindi se ci includiamo anche le rinnovabili, se ci mettiamo addirittura i permessi per la CO2, se invece andiamo a prendere i due settori principali dei combustibili fossili, insomma, che sono andati per la maggiore e hanno costituito quasi interamente il settore dell'energia negli ultimi anni, anzi da sempre. E allora dobbiamo parlare di petrolio e di gas naturale, su cui a mio avviso bisogna fare due discorsi distinti e separati. Il petrolio, a mio avviso, può continuare ad avere un andamento rialzista, perché se andiamo a considerare l'aspetto della offerta, sì, è vero che ci sono propositi di aumento della stessa, però le proiezioni per gli Stati Uniti, per esempio, ci dicono di 200.000 barili in più per il 2022 rispetto ai livelli attuali. Questo significherebbe posizionarsi fra i 12 milioni e 2 e 12 milioni e 4, ampiamente al di sotto del livello dell'inizio del 2020. Però, se andiamo a guardare i prezzi e andiamo a guardare anche la domanda, per i rialzisti si può essere sicuramente soddisfatti considerando l'elemento di cui parlavi poco fa, e cioè manca una bella fetta di domanda da parte del settore dei trasporti, delle compagnie aeree in particolare, che hanno subito un danno enorme, non solo a causa di molte restrizioni che sono attualmente in essere per i viaggi fra paese e paese, fra continente e continente, a seconda della classificazione dei paesi per quanto riguarda il rischio sanitario, ma abbiamo un sacco di voli cancellati anche per mancanza di Eh personale. sì, Quindi questo è questo significa, incredibile. sì, e questo significa anche meno domanda di carburante. Insomma, sappiamo che una buona fetta deriva proprio da questo. Eppure la domanda rimane importante. Questo dipende anche dal fatto che è vero che c'è una forte spinta politica per la transizione verde, per le rinnovabili, ma l'utilizzo dei combustibili fossili rimane ancora preminente almeno per tutto il 2022, direi anche oltre, almeno fino al 2024. Quindi questo è un elemento che sicuramente può forzare i prezzi al rialzo. Il petrolio, ripeto, può andare a fare dei prezzi più alti rispetto a quelli attuali, anche se nella media i 77-80 dollari possono essere un punto di riferimento abbastanza importante. È evidente che il petrolio si lega anche all'andamento delle borse. Si parlava poco fa della possibilità individuata da diversi analisti di una sostanziosa correzione da parte del comparto borsistico, e questo naturalmente porterebbe anche il petrolio ad avere un andamento ribassista, perché in un certo senso è comunque collegato all'andamento degli indici.
Sicuramente quindi domanda ed offerta abbastanza equilibrate, ma con una preminenza per l'aspetto positivo, almeno per il momento. Teniamo presente anche la stagionalità. Nella prima parte dell'anno normalmente si stoccano scorte per l'estate, per la driving season americana, e questo è un altro elemento che può incidere soprattutto per i derivati del petrolio, ma anche per il sottostante principale, quindi il greggio. Diversa la situazione invece per il gas naturale, perché secondo me anche qua bisogna differenziare tra benchmark USA e benchmark europeo. Da quale appunto iniziamo? Esattamente, secondo me ci sono due visioni diverse, Alexandra, cioè se da un lato in Europa sembra che si stia facendo di tutto per mettere in concorrenza il settore dell'energia, in particolare il prezzo del natural gas, sembra che lo vogliano far salire artificialmente per far irrompere definitivamente il settore delle rinnovabili, cioè prezzo dell'energia molto caro, lo vedremo anche nelle prossime bollette, e conseguentemente scelta obbligata verso le rinnovabili. Qua facciamo un po' di dietrologia, però insomma ci sta fare un discorso di questo genere, e quindi, e tra l'altro assenza di strategia per quanto riguarda la UE anche nell'approvvigionamento, perché insomma si è visto anche l'atteggiamento nei confronti per esempio del principale fornitore che è la Russia, e dall'altro lato gli Stati Uniti, dove c'è appena un 1% di surplus, e quindi siamo praticamente in pareggio rispetto alla media a 5 anni per quanto riguarda le forniture di gas naturale. Questo atteggiamento diverso porta naturalmente prezzi diversi sui due benchmark. Il benchmark europeo, che è vero che ha corretto in maniera molto sostanziale, però attenzione perché adesso arriva il freddo in Europa e quindi i prezzi potrebbero risalire per un maggior consumo di natural gas per alimentare i riscaldamenti. Negli Stati Uniti, al di là dei prossimi giorni in cui effettivamente il freddo si farà sentire, stiamo assistendo a un inverno con temperature decisamente sopra la media, e questo ha aiutato i prezzi dapprima a rompere l'importante supporto a $3,750 per quanto riguarda il gas naturale, e poi adesso impedendogli di recuperare terreno. Insomma, abbiamo un trading range fra i $4, $4.70 per la parte alta e i $3.50, $3.40 per la parte bassa. La mia idea è che ci siano più probabilità di vedere i $3 sul natural gas nei prossimi mesi piuttosto che i 5-5,5 a cui abbiamo assistito nelle scorse settimane, che erano stati anche motivo di grande preoccupazione. Certo, se il meteo si fosse comportato in maniera diversa, avremmo potuto sicuramente ritoccare i massimi e avremmo parlato di deficit importante di scorte. Però al momento la situazione legata al meteo, ma anche legata all'offerta, è di grande equilibrio. Per quanto riguarda l'offerta, e qui concludo, sarà molto importante guardare che cosa fanno i produttori americani con i rigs, quindi gli impianti in funzionamento, che sono di circa 30 unità superiori rispetto al minimo raggiunto a luglio del 2020, quando addirittura si toccarono, per quanto riguarda gli impianti, i minimi dal 1987. Siamo in recupero. I produttori dovrebbero essere incentivati dall'aumento dei prezzi ad aprire altri impianti. Per il momento questo incentivo sembra mancare, anche se i $4 sono sicuramente in una fascia superiore rispetto ai prezzi degli ultimi anni. Allora, volevo semplicemente aggiungere, per quanto concerne il gas, perché è importante, è arrivata a tutti i governi all'interno dell'Unione Europea la bozza del regolamento della Commissione, sì a impianti a gas, ma a patto di ottenere i permessi entro il 2030, parziale via libera anche per il nucleare. Il leader, ovviamente, i diversi leader dell'Italia, in particolar modo della Lega, pronto a raccogliere le firme per una nuova consultazione popolare. E c'è ci sono alcuni progetti legati appunto al gas naturale e al nucleare che potranno essere classificati come investimenti sostenibili. A tuo avviso, questa decisione ovviamente non è una decisione ufficiale, è una bozza di regolamento, però che cambia le carte per tantissime società che fino ad ora, come dire,
consideravano alcune aziende sostenibili, altri no, per determinati criteri. Ora questi criteri sembra che cambino. Volevo capire sul prezzo del gas in particolar modo, ci sarà un impatto o meno? Beh, fin quando le cose non diventano ufficiali, ovviamente il mercato probabilmente attenderà un po'. Ci possono avere delle variazioni di prezzo, degli spike di prezzo sugli annunci, sulle notizie. Però questa notizia che hai annunciato adesso dimostra la grande confusione che c'è all'interno della Commissione europea, Alexandra, perché solo 2 settimane fa la Commissione europea annunciava la fine della possibilità di utilizzare addirittura le caldaie a gas all'interno delle abitazioni private entro il 2025 o 2030, adesso non ricordo, e invece adesso dicono che il gas naturale è sostenibile, cosa che avevano già annunciato un mese fa. Insomma, grande confusione, grandi difficoltà di vedute. Anche sul nucleare ci sono grandi contraddizioni, perché mentre si chiudono alcune centrali su cui non si è fatta manutenzione, dall'altro lato si dice che si vuole utilizzare il nucleare. Lo avevamo annunciato ampiamente, Alexandra, già da mesi, che era come andare dritti contro un muro. È evidente che le rinnovabili inserite in maniera così rapida non avrebbero retto, anche perché non c'è ancora la tecnologia per trasportare questa energia, e quindi si ritorna al natural gas, si ritornerà al nucleare, secondo me auspicabile, deve essere un nucleare pulito e sicuro. E ricordiamo anche che dall'altra parte del mondo la Cina nel frattempo ha riaperto le miniere a carbone, quindi insomma, quando parliamo di green lo dobbiamo considerare a livello globale e non solo sempre per l'Europa. No, assolutamente sì, c'è un grande protagonista che è la Cina. Poi ovviamente torneremo, se questo dovesse diventare una legge, ovviamente torneremo sul tema, perché è estremamente importante, come hai detto, un cambio di rotta significativo da parte dell'Unione Europea, la Commissione in particolar modo. Intanto ti leggo la domanda di Alberto: un'immancabile analisi sull'oro per il 2022. Anche qua credo che siamo su una materia prima o metallo prezioso complicato, perché non si è comportato da manuale quest'anno. Sì, Alexandra, sull'oro io, come ho detto anche nelle scorse settimane, sono fuori, non prendo posizione al momento, perché secondo me c'è grande incertezza su questo metallo. L'oro dovrebbe in teoria essere bene antinflazione, però stiamo vedendo che i prezzi fanno fatica. C'è stato uno spunto rialzista molto importante nel mese di novembre, ma si è esaurito in area 1880 e poi i prezzi sono ritornati indietro. Propendo di più per il trading range. Attenzione, perché l'oro rimane collegato al dollaro, e se questo può essere un anno importante per il dollaro americano, che potrebbe ulteriormente guadagnare terreno, significa che l'oro avrà un po' di difficoltà e quindi potremo vedere prezzi inferiori nelle prossime settimane. Altro benchmark da considerare è quello dell'obbligazionario americano. Fino adesso i tassi sui titoli governativi sono rimasti schiacciati artificialmente al ribasso a causa degli acquisti che continua a fare la Banca Centrale Americana. Però attenzione, perché se prima o poi succede che i tassi vanno su e si aspettano per esempio 3 rialzi da parte della Banca Centrale per il 2022, questo danneggerebbe il movimento dell'oro. Quindi insomma, anche qui ci sono delle forze contrastanti, anche se l'oro dobbiamo dire che ha chiuso l'anno molto bene nelle ultime 2 sedute con un rialzo di una trentina di dollari, e questo può essere promettente. L'argento segue a ruota, anche se viene considerato di più come metallo industriale. E poi ricordiamo sempre il platino, che è in una fascia bassa delle quotazioni, ma se parte un maggiore utilizzo della tecnologia di idrogeno, il platino ne può beneficiare. Ecco, rapidamente anche un parere sul rame, oggi in rialzo dello 0,11% a $4.45. Mi aspettavo un rame molto più forte, Alexandra, nelle scorse settimane. È rimasto in trading range, lo è ancora, in questo momento siamo nella parte alta del trading range che è partito a inizio novembre. C'è la spinta rialzista dovuta alla riforma americana voluta da Biden per le infrastrutture, e lì c'è più di un trilione che dovrebbe essere messo in campo, sembra ufficiale ormai. Dall'altra parte però c'è l'incognita della Cina, che non se la passa molto bene ed è un
catalizzatore molto importante per quanto riguarda il prezzo del rame. Quindi anche qui due forze, però se devo scegliere un lato per il rame sceglierei ancora il rialzo. Ottimo, grazie mille Giancarlo Dall'Aglio, Commodities Trading, grazie per essere stato con noi. Buon